Ciao, allora anche oggi metterò l'olio di rosmarino insieme a voi, questo qui. È arrivato la scorsa settimana ed è praticamente nuovo, infatti l'altro l'abbiamo finito, in realtà l'ha finito Jenny, però è uguale. Comunque, per prima cosa tolgo questo ferretto. Ormai in questo periodo sono fissata con questi ferrettini, cioè sono carini, tengono i capelli fermi, così non ti vanno davanti gli occhi e quindi li sto utilizzando. E adesso è arrivato il momento di sciogliere la coda. Direi che sono abbastanza osceni i capelli in questo momento. No, non, cioè, proprio non si possono guardare, ovviamente, come sempre. Quindi per prima cosa li pettino. Comunque, l'altra volta ho già fatto un video praticamente simile a questo, cioè ho messo insieme a voi l'olio di rosmarino e in quel video ho utilizzato il pettine di bambù. Invece questa volta utilizzo questa spazzola, cioè la mia vecchia spazzola, perché ho i capelli davvero sporchi in questo momento, sono abbastanza ecoliosi, quindi non voglio utilizzare quel pettine nuovo, preferisco utilizzare questo. Ok, allora, c'è già la riga alla metà, quindi la lascio così. Ok. Comunque, in questi giorni vorrei fare un cambiamento ai capelli, cioè ci sarà una novità, sempre se riesco, non vi anticipo nulla. Ho fatto un ordine e queste cose che ho preso dovrebbero arrivare in teoria domani. Quindi se arrivano poi preparo il video e vi faccio vedere tutto. Non è, cioè non cambio colore ai capelli, farò un'altra cosa. Sempre se riesco a farla, cioè non vi assicuro nulla. Io ovviamente ci provo. Scusate, ma ho dovuto cambiare un attimo postazione. Comunque, nel frattempo ho già messo qui al centro un po' d'olio. Quindi, per prima cosa, adesso cercherò di dividere i capelli e di mettere da un lato l'olio e poi metterò l'olio anche dall'altro lato. Comunque, ogni volta che compriamo un olio nuovo, cioè io lo vedo sempre differente rispetto all'altro. Non ho capito cosa cambia, però vabbè, è sempre differente. Cioè, ad esempio, questo lo vedo più liquido rispetto all'altro. Comunque, ogni volta che metto l'olio faccio sempre così. E poi vi ripeto, come vi ho già detto l'altra volta, dopo che avrò messo l'olio su tutti i capelli e farò dei massaggi con quel pettine blu che avete visto. Praticamente Jenny ce l'ha uguale ma rosa. E quel pettine insieme alla spazzola di bambù e anche insieme a quest'olio, io li ordino sempre su Amazon. In realtà non so se quest'olio lo vendono anche qui, magari in farmacia, cioè non lo so, non saprei proprio consigliarvi. Quindi non lo so, magari se vi interessano queste cose per i capelli, provate a cercarli online. Però non so se li trovate qui nei negozi, sinceramente. E poi questa volta, come vi ho già detto, ne abbiamo comprati due oli. Così io e Jenny abbiamo l'olio personale e magari evitiamo di litigarci, ecco, per l'olio. Perché magari potrebbe succedere che lei mi dice: ah, tu ne hai utilizzato un po' di più rispetto a me, oppure il contrario. Quindi per evitare proprio questo, ne abbiamo preso uno l'uno. E poi mi sa che in questi giorni, appunto per quella cosa che vi dicevo prima, che farò i capelli, non lo utilizzerò l'olio. Sempre se riesco a farlo, quindi ne sto approfittando e lo metto oggi. Comunque prima, voi non avete visto, ma quando ho stoppato il video praticamente mi è caduto un po' d'olio sulla maglietta, ma non fa niente perché tanto dopo farò la doccia, quindi cambio la maglietta. Anche se con quest'olio praticamente devo stare almeno 3 ore, cioè devo tenerlo in testa almeno 3 ore, quindi. Io l'unica cosa, cioè trovo un po' difficoltà a metterlo dietro, perché ovviamente dietro non, cioè, non mi vedo. Quindi l'unica cosa è questa.
Io preferivo fare i video di là in cucina, cioè in cucina in soggiorno, perché non vorrei fare danni qui, magari con l'olio, cioè potrebbe cadermi, sporcare tutto nella stanza, però non è possibile farli lì e quindi mi sono spostata. Ho quasi finito. Mi sa che è caduta anche adesso un'altra goccia di olio. Come vi ho già detto prima, praticamente è molto liquido questa volta. Ok, allora adesso farò dei massaggi così prima con le mani. E poi andrò a prendere quel pettine. Diciamo che quel pettine è abbastanza rilassante. Poi ho visto anche che viene utilizzato per passare lo shampoo, ecco, per massaggiare i capelli con lo shampoo. Dovrei provare ad utilizzarlo anche nella doccia e poi vi farò sapere se è utile anche lì, ma secondo me sì. Mamma mia, sono abbastanza oliosi adesso. Ok, prendo il pettine. Ho preso il pettine, comunque questo è. Vabbè, l'avete già visto l'altra volta. E praticamente io faccio dei massaggi così per circa 5 minuti. Cioè, massaggio un po' ovunque, ecco. E questo massaggio così praticamente l'ho visto da un video di una ragazza, cioè faceva così. Quindi io mi sono fidata praticamente. Perché io quando vedo dei video poi prendo spunto, ecco. Comunque profuma questo olio, ovviamente voi non potete sentirlo da un video, però vi posso assicurare che profuma di menta. Infatti poi i capelli rimangono profumati per giorni, per tipo almeno 3 giorni, cioè si sente l'odore di menta. Jenny in realtà non so quando l'ha passato l'ultima volta l'olio, mi sa o domenica o vabbè, la scorsa settimana, un giorno, non ricordo con precisione adesso, o sabato, domenica. Di solito lei lo mette il giorno prima che inizia la nuova settimana. Comunque, io continuo con i miei massaggi per altri 4 minuti più o meno. E poi mi manca solo l'ultimo passaggio che tra poco vi farò vedere. Ok, adesso è arrivato il momento di fare l'ultimo passaggio, cioè mettere la crema alle punte. Io utilizzo questa crema all'olio di cocco, praticamente quella dell'altra volta, la scelta Jenny. Prendo un po' di crema e la metto sulle punte. Tanto anche se sporco la maglietta non succede nulla perché, come vi ho già detto prima, dopo cioè, farò la doccia, quindi non fa niente, la cambio. E poi per ultima cosa faccio una specie di chignon. E lo leggo con lo scrunchies, cioè quell'elastico morbido. Potrei utilizzare anche l'elastico, questo che ho al polso nero, però preferisco utilizzare un elastico morbido. Poi comunque ho visto che nel video di quella ragazza, cioè lei ha utilizzato questi tipi di elastici morbidi così, quindi lo faccio anch'io. Ok, fatto. E ho finito tutti i passaggi. Praticamente ho fatto la stessa cosa che ho fatto l'altra volta, cioè non è cambiato nulla, però ho voluto fare lo stesso il video con voi. Così magari non mi annoio, perché ogni volta che devo passare l'olio, cioè mi annoio, però ormai sta diventando un'abitudine. Praticamente quasi una volta a settimana lo metto. E niente, ho finito. Comunque, vi saluta anche Jenny, lei adesso non c'è. Scrivetemi nei commenti se magari vorreste vedere un video dove metto l'olio di rosmarino anche sui capelli di Jenny. Non lo so, ditemi voi. E niente, vi saluto anch'io. Ciao!